tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Spaccia droga davanti al CERT, scoperto dalla polizia ed arrestato. La moglie lo lascia, lui preso dallo sconforto esce in terrazza e inizia a sparare in aria. Nel quartiere Poderino, interi palazzi e scuole coperti dalle barriere antirumore. Il mare a settembre regala ancora scampoli d'estate. Il Fano mette KO il Padova, 3-1. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17, c'è l'informazione locale. Allora, cominciamo dalla cronaca. La notizia arriva da Pesaro. Praticamente un uomo che da poco era ritornato in libertà aveva deciso di ritornare a spacciare droga, questa volta scegliendo di farlo davanti al CERT, dove solitamente vanno appunto i tossicodipendenti per curarsi. Aveva scelto come luogo di spaccio proprio quello dove i suoi clienti andavano per disintossicarsi, il CERT di Pesaro, vicino all'ospedale di Muraglia. Un pesarese di 47 anni, Claudio Ceccolini, già noto alle forze dell'ordine per una serie di reati, tra cui proprio quello di spaccio di stupefacenti e sorvegliato speciale proprio perché recidivo, è stato arrestato i giorni scorsi dagli uomini della squadra mobile del commissariato di Pesaro. Da gennaio, dopo un periodo di detenzione, l'uomo aveva riacquistato la libertà anche se con obbligo di soggiorno e di rientro nella sua abitazione. Nonostante queste restrizioni però aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio che gli fruttava anche 2.500 euro al giorno vendendo una quarantina di dosi. Il luogo scelto per la sua attività non era casuale, in quanto ben consapevole di avere gli occhi della questura addosso, ha pensato che il CERT fosse un luogo che poteva controllare accorgendosi dei movimenti della polizia e che non dava nell'occhio per il fatto che lui si trovasse lì assieme ad altri tossicodipendenti. Ma gli uomini della mobile di Pesaro però sono stati abili negli appostamenti e dopo poco è stato colto in flagrante con 16 dosi addosso e così l'hanno arrestato all'interno dei locali. La bravura dell'investigatore è stata proprio questo, dal modus operandi, quindi sembrava strano che uno che frequentasse il CERT poi utilizzasse il personale che si serviva del CERT per spacciare, quindi sarebbe passata come un fatto normale. Ecco, invece l'intelligenza, l'acume investigativo degli operatori ha portato a questo risultato, credo brillante, perché parliamo di cocaina, di eroina, di hashish e anche di marijuana, di piantine di marijuana. È un personaggio di spicco nell'ambito del panorama degli spacciatori. Un personaggio importante. Un personaggio importante perché aveva il suo tesoretto, lo aveva a casa, dove era chiaramente blindato nel suo fortino perché i suoi preziosi gioielli li teneva ben nascosti, quindi una videosorveglianza con porte blindate, eccetera. Anche in questo la bravura della Polizia di Stato, della squadra mobile, è stata vincente. A testimonianza del fatto che fosse un elemento di spicco nel mondo dello spaccio di stupefacenti e vero punto di riferimento dei consumatori abituali di droga, la perquisizione nell'appartamento dello spacciatore ha portato alla scoperta di un tesoretto abilmente occultato, ma che non è sfuggito agli occhi degli agenti di polizia. 4 grammi di eroina, 170 grammi di cocaina, 125 di hashish, marijuana, bilancini di precisione, ovuli e ben 1.000 euro in contanti. Ogni tipologia di stupefacente è stata trovata a casa sua. Ora il 47enne, convalidato all'arresto, si trova nel carcere di Villa Fastigi in attesa del processo. Inoltre il suo pedinamento ha permesso agli uomini della mobile di Pesaro di scoprire una piantagione abusiva di marijuana nel giardino di casa di un suo conoscente. 10 piantine dell'altezza di 1,80 m che sono state sequestrate. L'uomo, un 55enne pesarese, è stato denunciato in stato di libertà per coltivazione abusiva di cannabis. E sempre gli uomini della squadra mobile di Pesaro, domenica sera, dopo la mezzanotte, sono stati impegnati per tentare di scoprire
che avesse esploso diversi colpi d'arma da fuoco nel quartiere di Villa San Martino. Alcuni residenti hanno chiamato dicendo di aver sentito 4-5 colpi di pistola. In effetti i bossoli di questa pistola calibro 9x21 sono stati ritrovati lì vicino. Da un esame del database dei possessori di armi in zona e dai controlli che sono scaturiti nel giro di poche ore, i poliziotti hanno rintracciato l'autore di questo sconsiderato gesto. Si tratta di un 39enne, libero professionista, che deteneva l'arma per il tiro sportivo e che si è giustificato dicendo che era stato preso da una crisi di nervi, dallo sconforto per essere stato lasciato, mollato dalla moglie, e quindi è uscito dal terrazzo di casa e ha sfogato la sua frustrazione sparando questi colpi in aria. Ora l'arma è stata sequestrata, lui denunciato per accensioni pericolose. Adesso torniamo a Fano. Andiamo nel quartiere Poderino, perché in queste ultime settimane sono state installate le barriere antirumore in previsione dell'apertura di una importante arteria stradale, solo che sono veramente una bruttura, guardate. Barriere antirumore o barriere acustiche o fonoassorbenti, diversi nomi, ma un'unica funzione. Hanno lo scopo di ridurre la propagazione dei rumori per proteggere i luoghi abitati dall'inquinamento acustico prodotto da strade, autostrade o ferrovie. E fin qui tutto bene, ma alle volte tutto questo ha un prezzo da pagare. Un prezzo un po' alto, dicono gli abitanti del quartiere Poderino di Fano, che da tempo alzano il loro grido di protesta per la soluzione adottata. Un muro brutto e arrugginito che in alcuni casi lambisce talmente tanto le case da oscurarle. E questa è anche la nuova rotatoria creata da pochissimo nel quartiere Poderino. E le barriere fonoassorbenti sono anche lì, in questo caso a ridosso delle case, e come vedete dalle immagini del cameraman Filippo Pucci si nota chiaramente che sono praticamente inglobate dentro uno spazio ristretto. Ma girando e ribaltando il fronte dall'altra parte, anche qui i palazzi, proprio a ridosso della rotatoria, non godono di una vista eccellente. È una situazione un po' così, anche perché esteticamente, come vediamo, cioè sono quelle che sono, d'accordo che queste sono quelle che attutiscono di più i rumori, però a fare una cosa di questo genere in un quartiere un pochino... Cioè non mi sembrava il caso, insomma. E a noi ci chiude tutto praticamente. Noi prima qui avevamo un bel viale, no? Con gli alberi, eccetera. Purtroppo questo è. Mi spiace perché è anche una casa della sua famiglia, insomma, che voi avete... Mio padre, fortunatamente, tra virgolette, non c'è più. Perché se avrebbe visto una cosa del genere, guardi, non lo so cosa avrebbe detto. Noi siamo forse i più colpiti perché... Questa rotatoria è andata proprio a ridosso della nostra recinzione. E che dire anche dell'asilo nido Il Giardino dei Colori, i cui bambini ormai nel loro giardino di colori ne vedono ben pochi, vedono solo lastre di acciaio arrugginito e opaco. Siamo a ridosso della rete di recinzione dell'asilo, proprio all'interno del quale i bambini giocano all'aria aperta, e a pochi passi da qui, 5-6 passi, c'è la barriera fonoassorbente altissima, veramente oltre 3 metri. E quindi dall'interno del giardino la sensazione che si avverte è proprio quella, insomma, un po' claustrofobica di questo muro così incombente, così vicino ai giochi dei bambini. Poco colore e poca fantasia per i più piccoli, ma anche per i grandi. Ci è stato riferito che altre tipologie di barriera non avrebbe dato lo stesso risultato in termini di protezione dal rumore, in quanto ogni tipologia ha il suo indice di assorbimento acustico in base alle dimensioni e al traffico che deve affrontare. E va bene, ma qualcosa che non abbia l'effetto muro di Berlino ci sarà pure. Già.
Quasi 400, invece adesso parliamo di difesa della costa, questa volta parliamo di altre barriere ma che servono per non mangiare la strada lungo la costa, in particolare quelle che sono esposte alle mareggiate. Quasi 480.000 euro per difendere le coste di Pesaro, Fano, Mondolfo e Gabicce nelle Marche. Si tratta di un'importante azione, ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi, portata avanti dalla Giunta Ceriscioli. Complessivamente il bilancio regionale investe nella difesa delle coste marchigiane 2 milioni e mezzo di euro. In particolare dalla provincia di Pesaro Urbino invece i fondi sono stati così ripartiti: a Fano 189.000 euro, a Pesaro 159, Mondolfo 78.000, Gabicce 53.000 euro. Per Fano, prosegue Minardi, le somme previste si andranno ad aggiungere a quelle già stanziate per le scogliere in zona Sassonia Sud in stato di completamento. Rimaniamo lì vicino, al mare. Perché? Perché quelle che stiamo vivendo sono un po' le ultime giornate di quest'estate settembrina che ci sta regalando però ancora degli scampoli d'estate. È una meraviglia, ci sta bene. Un bagno bellissimo, l'acqua è trasparente come quest'estate. Un bagno di settembre ad hoc. Settembre non fa proprio rima con ferie, ma i motivi per gustarsi il mare in questo mese, potendolo fare e potendolo scegliere come periodo vacanziero, sono innumerevoli. Innanzitutto il crollo dei prezzi e delle tariffe, la maggior tranquillità di spiagge e località turistiche e le temperature meno da calicola ferragostana e la leggera brezza di questo periodo rende il tutto più gradevole. Anche per le spiagge del nostro litorale questo vademecum rimane valido e i frequentatori non mancano di certo. Com'è il mare a settembre? Si sta benissimo. È vero? Una meraviglia. Ho approfittato per portare l'ultimo giorno i figli, le ultime due ore perché oggi lavoro. Bene, veramente bene. Sì, effettivamente iniziamo ad aprile, finiamo a settembre, ottobre, quando è insomma. Sono facile in tutte le stagioni, in tutte le maniere, calmo, mosso. Col tempo bello e il tempo brutto. Sempre, sempre, vengo sempre a settembre perché è bellissimo. Allora, qual è il fascino del mare in questo periodo? Guarda, in questo periodo il mare è bellissimo perché è bello trasparente, non c'è molta gente, per cui l'acqua non è torbida come avviene in agosto o in luglio. Comunque poi c'è un'area che è fantastica, veramente. E comunque è bella che così la spiaggia, quasi vuota, è bella. Ha il suo fascino. Ha il suo fascino, sì. Quindi, diciamo, questo periodo è un bel periodo. È un bel periodo, è un bel periodo. È bellissimo, durasse così. E avete l'invidia di migliaia di persone in questo momento, lo sapete? Sì, beh, questo senza dubbio. Ora hanno ripreso a lavorare, noi siamo in pensione, quindi abbiamo questa possibilità di sfruttare al massimo questo bel periodo. Però ci godiamo queste giornate che sono meravigliose. Rubate un po' di tempo al sole. Sì, sì, sì. Belle passeggiate. Sì, 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 sta bene, dai, tranquillo. Sta bene. Va bene, apprezziamo. Finché dura, dai, tranquillo. Che cosa state giocando? A burraco. A burraco, i giochi dell'estate. È benissimo, sì. Perché si sta bene al mare adesso? Certo che si sta bene, anzi, dobbiamo approfittare per l'inverno. Per l'inverno, rubate un po' di spazio all'inverno, ecco, approfittando. E approfittando. Bene, chi sta vincendo? E ancora, siamo all'inizio. Siete all'inizio? Sì. Va bene, allora non vi disturbo, No, grazie, pure. Molto gentile, bene, grazie. Si figuri, buon gioco. Quest'anno l'acqua è stata veramente eccezionale e adesso a settembre ci sta regalando veramente delle giornate di mare eccezionali, proprio perché l'acqua è trasparente e soprattutto chi ama nuotare lo sfrutta minuto per minuto. La chiusura ha la sua bellezza lo stesso, quindi non è che va bene. Io sarei contento che la stagione durasse 12 mesi all'anno, però purtroppo non si può. L'estate sta finendo.
E allora adesso andiamo a Monbaroccio perché la statua del Beato Santo è tornata a casa. Il santo raffigurato con il volto giovane e rassicurante, con il saio francescano, i simboli della fede, la croce, il rosario, il cordone bianco, il sole dorato e l'aureola raggiante, è ora nel santuario a Monbaroccio. La scultura, opera di una ignota maestranza locale del XVIII secolo, arricchiva insieme ad altre 15 statue di santi francescani la chiesa fanese di Santa Maria Nuova. E lì era rimasta fino al 1959. Questa statua è stata accolta dal sindaco di Monbaroccio Angelo Vichi e dal padre guardiano Fra Tommaso. È stata collocata nella cappella dedicata al Beato Sante, accanto alla teca che conserva le spoglie del santo. E adesso chiudiamo il telegiornale con un'occhiata allo sport e in particolare al calcio, il Fano. L'Alma Juventus Fano che al Mancini ha vinto 3-1 contro il Padova. Una travolgente tripletta del suo bomber Gucci mette al tappeto dunque i padovani davanti ai 1800 spettatori che hanno assistito alla partita. Per quanto riguarda la cronaca dell'incontro, al 18esimo, il primo gol di Gucci che ha fatto esultare i sostenitori di Granata, poi al 43esimo il pareggio del Padova, ma Gucci ci mette cuore e anima al 16esimo della ripresa con il secondo gol e il terzo invece al 38esimo con un spettacolare gol in acrobazia e dunque il 3-1 finale di una partita da incorniciare per il Granata. Le immagini sono di SportTube, che tra l'altro dà la possibilità a chiunque di seguire in streaming, dunque in diretta, le partite del Fano. Il telegiornale è finito, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.